Parliamo di volley su Levante Sport TV con il nostro speciale dedicato alla pallavolo. Campionati maschili e femminili di Serie C e D si sono conclusi quasi tutti. È ancora in corso la C femminile con la volata finale per il primo posto tra Vermar Casarza Ligure, Genova Ponente e anche l'Albissola. Ma parliamo innanzitutto di uno dei campionati che si è concluso, la C maschile, che ha emesso anche gli ultimi verdetti. Allora prego in regia il nostro Alessandro Bellagamba, che si occupa quest'oggi appunto della regia, di mandare in sovraimpressione la prima schermata di quest'oggi. Sono i risultati della Serie C maschile, appunto, di volley, 22esimo turno, l'undicesimo e ultimo della di questa stagione regolare. Poi qui playoff e playout non ci sono, quindi automaticamente è l'ultimo turno della stagione. L'Avisla Spezia batte il finale Ligure secondo pronostico 3-0, la già promossa Sabazia e Cosavona di Vado Ligure spugna 3-1 il campo del Sanremo, la vice capolista Olimpia Voltri vince il derby genovese con Ligo Genova per 3-1, il Villaggio San Salvatore piega il PSM Rapallo per 3-0 e chiude al terzo posto e condanna la retrocessione Rapallo, parziale di 25-23, 25-22, 25-19 in favore del Villaggio. L'Admo Lavagna, un po' a sorpresa, va detto, perde in casa del CUS Genova per 3-1, l'Admo chiude così quarto, il CUS stacca il Rapallo e si salva, i parziali 27-25 il primo in favore del CUS, poi 25-21 ancora in favore dei genovesi il secondo, l'Admo vince il terzo 25-20 e poi si arrende 25-13 nel quarto, ha riposato l'Imperia. Andiamo a vedere la classifica finale, il Sabazia Vado Ligure è promosso con 53 punti, 18 vittorie, 2 sole sconfitte, l'Olimpia Voltri secondo con 48, Villaggio San Salvatore terzo a 45, chiude l'Admo Lavagna quarta 43, il lotto delle big del torneo. Poi troviamo Avisla Spezia 31, Igo Genova 30, 22 l'Imperia, 21 il Sanremo, 20 il CUS Genova, il PSM Rapallo è penultimo a 17, chiude il finale Ligure con 0 punti. Retrocedono di fatto Rapallo e finale Ligure, anche se per il Rapallo va detto c'è ancora una speranza più che concreta di ripescaggio, perché l'Albissola, che retrocesso in serie B2, pare sia fermamente intenzionato a presentare domande di ripescaggio e, stando a quanto si dice negli ambienti pallavolistici, qualora questa domanda in effetti venisse presentata avrebbe ottime probabilità di essere accolta e quindi poi si libererebbe un posto per il prossimo campionato in serie C maschile e questo posto andrebbe attribuito proprio al Rapallo. Rapallo che però inevitabilmente non può nascondere il rammarico per questa retrocessione, che è frutto soprattutto di un girone di andata un po' negativo per il Rapallo, complice soprattutto tantissimi infortuni, parecchie assenze, poi nel girone di ritorno il Rapallo ha fatto decisamente meglio, è poi mancato in quest'ultimo derby che era molto difficile comunque in casa del Villaggio, alla fine i rapallesi si sono dovuti arrendere. A proposito di questa gara abbiamo le immagini da farvi vedere in sovraimpressione, immagini registrate al centro Benedetto Acquarone di Chiavari nella palestra dell'Acquarone, registrate dal nostro Alessandro Bellagamba. Allora intanto ascoltiamo le dichiarazioni del post gara rilasciate ai nostri microfoni da Rodolfo Rocchini, che è proprio il tecnico del Rapallo. Siamo con Rudy Rocchini, tecnico del PSM Rapallo, arrivato in fondo a questo campionato di Serie C maschile. Alla fine Rudy, chiudete penultimi, sulla carta siete teoricamente retrocessi in Serie D, poi vedremo un po' il discorso dei ripescaggi che comunque è molto molto aperto. Avete chiuso con questa sconfitta in casa di un Villaggio che sicuramente ha dato il meglio di sé in questa gara, ha chiuso del resto al terzo posto, voi sicuramente questo penultimo posto lo avete maturato nella prima parte di stagione, non certo adesso alla fine, quando anzi avevate anche raccolto parecchi risultati positivi. Sì, senz'altro, noi abbiamo diciamo, all'andata abbiamo fatto solo 4 punti, quindi su 17 che ne eravamo solo 4 all'andata, senz'altro non è un risultato positivo. Io direi che ad ogni modo i ragazzi alla fine hanno dato il massimo, devo fare i complimenti anche al Villaggio che loro si sono comportati correttamente, hanno lottato per vincere con un grande Dino che ci ha messo alle corde e quindi noi meritatamente, cioè, anche se abbiamo fatto una buona rimonta nel ritorno, non siamo riusciti a ottenere l'obiettivo sperato. Del terz'ultimo posto, però insomma cosa ti lascia questa esperienza in campo maschile con la Serie C a Rapallo, tu che insomma di panchine ne hai girate tante, sia in campo maschile che femminile? A prescindere dal fatto che è la prima volta in vita mia che retrocedo, quindi sono un po' amareggiato che non sono riuscito a ottenere il risultato che volevo, quello di salvarci, però sono rimasto un pochettino deluso di tutta la situazione del sistema maschile, sia come campionato che è stato troppo breve e con pause a non finire, e girando per la Liguria ho visto che veramente ci sono pochi giovani che giocano a questo livello qua, ecco.
questo è un dato, tu dici, insomma, preoccupante, ecco, al di là del risultato del campo è il dato che ti preoccupa un po' di più, così a livello di tecnico. Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì, sono quelle situazioni che preoccupano senz'altro, perché io ho incontrato in palestra dei giocatori che avevo io parecchi anni fa e sono ancora in campo, perché dietro non hanno niente, quindi automaticamente è un problema, ecco. Però va bene così, insomma, non so come fare, cosa dire, ecco, tutto il discorso. Sin qui Rodolfo Rocchini, ora ascoltiamo comunque anche Fabrizio Varacchi, che insieme all'allenatore e giocatore Michael Dinu è il tecnico del Villaggio, commenta questa partita e soprattutto traccia un po' un bilancio stagionale della sua squadra, che appunto ha chiuso al terzo posto, quindi sul podio del campionato di Serie C maschile. Siamo con Fabrizio Varacchi, che insieme a Michael Dinu, che è anche giocatore, è tecnico del Villaggio Volley, che ha chiuso questo campionato di Serie C maschile al terzo posto, vincendo in casa il derby con il Rapallo. Fabrizio, avete finito il campionato con una vittoria casalinga, insomma, e avete anche migliorato di una posizione anche la vostra classifica nell'ultimo turno. Come lo giudichi questo torneo per la vostra squadra? Per la nostra squadra è stato un po' anche un esperimento, nel senso che comunque la squadra veniva da una retrocessione della B2 con nuovi innesti, nuovi allenatori, una posizione un po' particolare, per cui insomma ci sembra di aver fatto bene, che i risultati finali del terzo posto ci diano ragione. Non era facile, perché ci sono state molte cose da aggiustare, ma insieme mi sembra che il lavoro abbia pagato, ecco. Io ho un bilancio positivo dell'annata. Riguardo all'ultima partita, giocavate contro un Rapallo che probabilmente era anche forse più motivato di voi, perché cercava di evitare il penultimo posto, voi insomma o terzo o quarto più o meno, poteva anche cambiare poco, però insomma non avete fatto sconti, come si dice, avete giocato fino in fondo la vostra partita. Ma sì, io non parlerei di sconti o di cattiverie o di altre cose, io direi solo che noi abbiamo giocato il pallavolo, cioè abbiamo onorato quella che è etica sportiva, senza particolari, diciamo, agguerriti in maniera particolare, ma senza neanche, insomma, entrare con un atteggiamento sbagliato. La sportività è anche quella, giocare tutte le partite dalla prima all'ultima in maniera importante. E il piazzamento finale, secondo te, nel complesso, diciamo, concesse tutte le cose che vi dovevano essere concesse per un inizio di stagione, dovevate un po' assestarvi, secondo te poteva essere migliore, oppure insomma il Sabazia era comunque avversario irraggiungibile, il Voltri lo avete battuto 2 volte su 2, alla fine poi vi è rimasto davanti? Sì, noi abbiamo cioè, delle cose non le abbiamo fatte bene, quello sicuramente. Potevamo fare meglio, però torno a ripetere, è stata veramente un'annata particolare dove comunque i problemi da risolvere ci sono stati, più che altro di squadra, di gioco, di amalgama di gruppo, di conseguenza alle volte dei risultati che sono vittorie 3-2, però poi ai termini di classifica non pagano come punteggio, come dovrebbero, ecco, quello sì, quindi comunque, ecco, positivo lo è, secondo me. Fin qui quello che riguarda prima il Rapallo e poi il Villaggio appunto ha superato l'Admo proprio all'ultima giornata, Admo che sicuramente ha deluso nell'ultimo turno perdendo a Genova con il CUS, probabilmente ci si aspettava, almeno sulla carta, che l'Admo riuscisse a battere i genovesi, a rimanere in terza posizione contro una squadra sicuramente inferiore. L'Admo ha fatto una buonissima stagione con tanti giovani, ha fatto soprattutto un ottimo girone di ritorno, aveva perso nel ritorno soltanto contro la Big Sabazia Vado Ligure, quindi insomma contro la squadra nettamente più forte, poi è riuscito a battere il Voltri, aveva battuto il Villaggio, aveva avuto la meglio anche quindi contro le formazioni più quotate. Poi tra la sosta imposta al campionato a fine aprile, poi il turno di riposo che l'Admo ha osservato nel fine settimana precedente, evidentemente la squadra di Marco Trabucco, che ha bisogno di essere sempre stimolata e sollecitata al massimo, avendo appunto anche tanti giovani in squadra, ha allentato evidentemente un po' la tensione, poi aveva anche gli uomini contati ed è venuta meno proprio in quest'ultima gara contro il CUS Genova, finendo appunto per perdere col punteggio finale di 3-1. Però ripetiamo, la stagione nel complesso dell'Admo rimane sicuramente positiva, con l'ulteriore crescita dei
dei giovani biancoverdi. Veniamo al campionato di Serie C femminile, che invece è ancora in corso e manca un turno al termine. Vediamo intanto come sono andate le cose nella penultima giornata. Tutti risultati molto positivi per le squadre levantine. 25esimo turno, 12esimo penultimo del girone di ritorno. 20esima vittoria consecutiva per il Vermar Casarza Ligure, che batte 3-0 il Vallestura con parziali di 25-22, 25-17, 25-18. Genova Ponente però risponde, batte l'Albaro 3-0 nel derby. Il posticipo è l'Aiguiglia Sanremo. Il Latte Tigullio Rapallo batte anche la Sarzanese 3-1, Latte Tigullio che ormai comunque era già salvo. Primo set vinto da Rapallo 25-21, con identico punteggio la Sarzanese vince il secondo parziale, poi 25-19 ancora il Rapallo e 25-16 ancora per le giallo-blu di Fausto Valle. L'Albenga espugna 3-1 il campo della Serteco Genova, la Tigullio Sportini di Santa Margherita espugna 3-0 anche il campo del Carcare, squadra che la Tigullio aveva già battuto non solo nel girone d'andata ma soprattutto il 6 gennaio scorso nella finale di Coppa Liguria, vinta appunto dalle San Margheritesi. I parziali delle ragazze di Franco Saccomani in casa del Carcare, 25-21, 26-24, ancora 25-21. L'Albissola, terza in classifica, espugna 3-0 il campo del Ceparana. Allora vediamo a una giornata dal termine com'è la situazione di classifica. Genova Ponente Vermar Casarza Ligure 62 punti, Albissola 61, Tigullio Sportim 57, Albaro 45, Carcare 41, Serteco Genova 34, Ceparana penalizzato di 3 punti a 31 insieme al Latte Tigullio Rapallo, che però penalizzato non è, Sarzanese 30, Albenga 28, poi le squadre retrocesse, Vallestura 19 punti, Sanremo 12 punti e penalizzato di 3, l'Aiguiglia chiude con 3 punti, come detto queste 3 squadre sono già certe della retrocessione. Il Casarza allora ancora in lotta con il Genova Ponente per il primo posto e quindi per la promozione in B2, al momento il Casarza ha gli stessi punti del Genova Ponente, ha vinto lo stesso numero di partite, ne ha perse solamente 3 come il Genova Ponente, ha vinto anche lo stesso numero di 7, ha però perso 4 set in più e quindi per il quoziente 7 in testa a tutti gli effetti c'è il Genova Ponente. Il Casarza sino all'ultimo ci proverà, avrà da giocare l'ultima giornata in casa dell'Albissola, proverà a fare punti anche in questa gara e poi sperando che perda almeno un punto il Genova Ponente in casa dell'Albenga. Non sarà facile, i genovesi sono sicuramente favorite. Il Casarza comunque ha disputato una stagione straordinaria e ha chiuso nel migliore dei modi anche le proprie partite casalinghe, battendo nettamente anche il Vallestura, già retrocesso appunto nell'ultima apparizione interna stagionale. Noi per l'occasione di Levante Sport TV non potevamo mancare, eravamo presenti con le immagini del nostro Alessandro Bellagamba. Allora vediamo uno spezzone di questa partita e intanto ascoltiamo le dichiarazioni che il nostro microfono ha rilasciato Roberto Caruso, tecnico del Casarza. Roberto Caruso, il tuo Casarza firma la 20esima vittoria consecutiva, ormai quasi non si contano più, la situazione di classifica però non cambia, ormai manca una sola giornata, di fatto siete prime, ma è come se foste seconde, e già da qualche settimana non dipende più da voi soltanto questa corsa al primo posto, anche il Genova Ponente non perde colpi. Diciamo che situazione state vivendo anche a livello psicologico, perché è obiettivamente un po' singolare, un po' particolare questa circostanza. Sì, è una circostanza che soprattutto negli ultimi anni non si è mai verificata, di avere due squadre che lottassero fino all'ultimo per la promozione, visto che nelle passate stagioni c'era sempre chi era scappato, era andato via con un margine assolutamente congruo che consentisse quindi di giocare anche le ultime gare in tranquillità, perché ormai la promozione era conseguita. Quest'anno invece tutto l'anno è stato un campionato molto più combattuto, con 4 squadre fino alle ultime giornate e poi ridotte praticamente a 2 noi e il Sestri Ponente, con Albissola che comunque resta sempre sotto di una lunghezza e che a differenza diciamo nostra deve sperare in una sconfitta del VGP e non neanche la perdita di un punto soltanto, perché avendo un punto in meno per sorpassarlo dovrebbe centrare una combinazione di risultati di questo genere. Noi la stiamo vivendo in maniera molto tranquilla, nel senso che comunque più di quello che stiamo facendo risulta difficile farlo e credo che 20 partite da vinte sia assolutamente un primato che nessun'altra squadra del girone possa assolutamente vantare, di cui questa è una cosa di cui siamo assolutamente orgogliosi e credo che sia stato comunque in ogni caso, come andrà a finire, un campionato di altissimo livello e di grandissima soddisfazione. Sì, ecco, questo sicuramente non ve lo può togliere nessuno e diciamolo anche un po' al di sopra anche delle più rosee aspettative, perché sapevamo che avevate costruito una squadra per non soffrire fino all'ultimo come l'anno scorso quando avevate dovuto
rimontare rischiando la retrocessione. Sapevamo, insomma, che i presupposti sarebbero stati diversi, però forse era anche difficile immaginare che a una giornata dalla fine sareste state lì a giocarvi la promozione in B2. Sì, questo sicuramente non era preventivo da parte nostra. Noi avevamo, come giustamente detto tu, allestito una squadra sicuramente più organizzata rispetto a quelle delle ultime 2 stagioni, proprio per cercare di raggiungere una salvezza tranquilla in una parte, diciamo, della stagione molto più avanti rispetto a quello che non era stato negli altri campionati. E nello stesso tempo, poi, una volta che ci siamo trovati invece a lottare per le prime posizioni, chiaramente abbiamo modificato quello che era il nostro obiettivo, che abbiamo raggiunto ampiamente per tempo, e abbiamo quindi continuato sulla strada comunque di un campionato che ci potesse dare comunque altre soddisfazioni e altri comunque obiettivi che diventano a questo punto quello che scacciano tutti alla fine. Bene, quindi il Casarza, anzi veramente molto molto bene, ma stanno chiudendo bene la stagione anche la Tiguglio Sportime e l'Ate Tiguglio Rapallo. Come detto, la Tiguglio vincitrice della Coppa Liguria, che ha disputato anche la Final Four di Coppa delle Alpi, ormai è certa del quarto posto e di una stagione sicuramente molto positiva per la formazione di Franco Saccomanni e del presidente Marco Salmeli. Positiva anche quella dell'Ate Tiguglio Rapallo, neopromosso che si è salvato con ampio anticipo e adesso sta anche ulteriormente scalando la classifica. Tra l'altro nell'ultima giornata sia la Tiguglio che l'Ate Tiguglio hanno ottime probabilità di continuare a far punti, quindi la Tigullio potrebbe veramente raggiungere quota 60 e il Latte Tigullio recuperare ancora almeno una posizione. Andiamo a vedere scusate, il prossimo turno, 26esima e ultima giornata, la 13esima e ultima appunto del girone di ritorno. Sabato alle 17 il Latte Tiguglio Rapallo gioca in casa del già retrocesso Vallestura, in anticipo infrasettimanale Albisola, Vermar, Casarza Ligure e quindi poi il Genova Ponente chiaramente giocherà ad Albenga sapendo già il risultato di Albenga Casarza. Su questo aspetto ci sono state anche già delle polemiche. Ricordiamo, questa gara si gioca in anticipo perché l'Albisola ha chiesto questo anticipo dato che nel fine settimana è impegnato con la formazione Under 18 nella fase interregionale del campionato di categoria. L'Albisola è campione regionale Under 18. Molte giocatrici dell'Under 18 dell'Albisola fanno anche parte della prima squadra, quindi l'Albisola ha chiesto questo anticipo. Il Casarza poi si è trovato costretto ad accettarlo. Probabilmente, dicono da Casarza, sarebbe stato meglio poter finire il campionato una settimana prima, magari evitare la sosta di fine aprile, di modo che poi in questo fine settimana il campionato sarebbe già finito e in questo caso, una volta concluso il campionato, se fosse già appunto stato terminato, l'Albisola poteva tranquillamente giocare questa fase interregionale del campionato Under 18 a bocce ferme per quanto riguarda la prima squadra. Invece alla fine si deve giocare questo anticipo e quindi tra l'altro la seconda, prima pari merito, di fatto seconda in classifica, e la terza con un solo punto in meno, e poi la capolista Genova Ponente sabato giocherà ad Albenga, già contro una squadra già salva, ma anche sapendo già il risultato di questo big match Albisola, Vermar, Casarza Ligure. Insomma, almeno l'ultima giornata di solito si cerca in qualche modo di avere la contemporaneità e questa volta addirittura non solo non c'è contemporaneità di orari, ma addirittura non c'è nemmeno contemporaneità di giorno. Ma andiamo a vedere il resto poi del prossimo turno, dell'ultimo appunto di questo campionato. Sabato alle 18 a Santa Margherita si gioca a Tiguglio l'Aigueglia, quindi la Tiguglio ospita un'altra squadra già retrocessa, ultima in classifica, così come il Latte Tiguglio che andrà a giocare in casa del Vallestura a Campo Ligure, altra formazione già retrocessa in D. Sempre sabato alle 18 si gioca Sarzanese Serteco Genova, sabato alle 21 Sanremo Carcere, sempre sabato alle 20:45 al Baro Ceparana e come detto Albenga Genova Ponente sabato alle 20:30. Possiamo a questo punto voltare pagina e andare alla serie di maschile e poi femminile, campionati che si sono conclusi. In di femminile, per la verità, deve ancora concludersi la pool promozione, ma non ci riguarda da vicino perché le formazioni levantine che partecipavano alla serie D hanno entrambe disputato la pool salvezza. Ma partiamo dalla di maschile, 22esima giornata, ultima e quindi undicesima e ultima del girone di ritorno. Ha chiuso bene il Sestri Levante, ma vediamo tutti i risultati: l'Albisola batte il Celle Varazze 3-0 e si salva, Ceparana batte Santa Sabina Genova 3-1, sfida tra due squadre già promosse, Olimpia Voltri che perde in casa col Maremora 3-1, vince in trasferta l'altra squadra già promossa, il Volley Team La Spezia 3-1 sul Val di Magra, Sanremo batte Cogoleto 3-2, quindi al tie break, e poi bel 3-0 finale del Sesto Levante sullo Spedia Volley, parziali 26-24, 25-17, 25-20 per i ragazzi di Mauro Ghio. La classifica finale:
Le tre promosse sono Cebarana con 62 punti, Volletim La Spezia con 51, Santa Sabina Genova con 48. Olimpia Voltri e Maremola 38 punti, e davanti il Voltri perché ha vinto una partita in più, Cogoleto 35, 30 punti, quindi un bilancio sicuramente positivo per il Sestri Levante, che ha chiuso in settima posizione, avendo vinto anche tra l'altro 12 partite, quindi tante quanto quelle del Maremola, che ha fatto 8 punti in più e che è arrivato quinto. Però il Sestri ha vinto tante partite al tie break, quindi ha lasciato per strada qualche punto di troppo. Il Sestri, ricordiamo sempre questa curiosa statistica, ha disputato ben 8 tie break e ne ha vinti ben 7, ne ha perso solamente uno a Sarzana due settimane fa, perdendo in casa del già promosso Volletim La Spezia. Peraltro il Sestri in quella partita vinceva 2-0, comunque un Sestri che chiude positivamente, come ha detto, la stagione. Sanremo 24, Val di Magra 22, Albisole, Celle Varazze 19 punti, l'Albisola però è salvo, di fatto è terzultimo per un miglior quoziente 7, rispetto al Celle Varazze. Queste due squadre hanno entrambe vinto 6 partite, ne hanno perse 16, hanno entrambe vinto 27-7, l'Albisola però ne ha persi 52, il Celle Varazze 54. Nello scontro diretto dell'ultima giornata l'Albisola aveva una sola speranza: battere 3-0 il Celle Varazze nello scontro diretto. Avesse vinto soltanto che 3-1 si sarebbe salvato il Celle Varazze, invece così si salva l'Albisola. Resta il fatto che se la prima squadra dell'Albisola, quella di B2, otterrà il ripescaggio nella serie nazionale, anche il Celle Varazze sarà comunque, avrà comunque la possibilità di essere ripescato in Serie D, pur essendo arrivato penultimo. Lo stesso discorso del PSM Rapallo di Serie C che abbiamo fatto prima. Chiude lo Spedia Volley con 10 punti, altra squadra retrocessa. Andiamo a vedere la D femminile, qui i giochi erano già fatti in entrambi i gironi della Pool Salvezza, ma vediamo comunque i risultati. Girone D, la sesta e ultima giornata, la Proreco già salva, ha perso contro un'altra squadra già salva, la Lazio, è finita 3-2, quindi al tie break per le savonesi. Savona batte Val di Magra 3-0, ma Savona ormai era già sicuro di dover disputare lo spareggio, il Val di Magra era già salvo. Già retrocesso invece il Finale Ligure, che riposa. La classifica finale: Prorecco 15 punti insieme alla Lazio, Val di Magra 12 punti, queste tre squadre sono salve. Il Savona va allo spareggio contro la terzultima dell'altro girone, Savona chiuso a 11 punti, Finale Ligure retrocede con 7 punti. Comunque per la Prorecco salvezza già messa in cassaforte da tempo, con due giornate d'anticipo rispetto alla fine della Pool Salvezza, e quindi campionato con qualche sofferenza di troppo, ma comunque archiviato positivamente dalla squadra di Alessandro Domenici. Il girone E, anche qui sesta e ultima giornata, Santa Sabina Genova Maurina Imperia 3-0 in un incontro ormai che non diceva nulla per la classifica. Scontro diretto invece molto importante era SPQM Genova Celle Varazze, è finita 3-0 per l'SPQM Genova, che va così allo spareggio col Savona. Il Celle Varazze retrocede, così come il Chiavari United, che è retrocesso purtroppo, ma che comunque ha chiuso molto dignitosamente la stagione battendo il Maremola di Pietra Ligure 3-0, parziali di 25-12, 25-12, 27-25 per le rossoblu chiavaresi. La classifica finale: si salvano Santa Sabina Genova, Maurina Imperia e Maremola. Santa Sabina Genova con 21 punti, Maurina Imperia e Maremola con 17. Va allo spareggio con il Savona l'SPQM Genova, 14 punti, uno spareggio che si giocherà in gara unica secca sul neutro di Cogoleto, appunto, tra SPQM Genova e Savona. Retrocedono Celle Varazze con 11 punti e il Chiavari United con 10. Chiavari, che comunque era la sua prima esperienza in un campionato regionale, una società fondata da pochi anni, che l'anno scorso ha vinto il campionato di prima divisione, per la prima volta quest'anno si è affacciata nel palcoscenico regionale della Serie D, ha giocato alla pari con tante avversarie, se l'è giocata sino alla fine, purtroppo alla fine ha però dovuto fare ritorno in prima divisione. Siamo arrivati in fondo alla puntata odierna, la puntata di questa settimana di Solo Volley. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Alessandro Bellagamba che si è occupato della parte tecnica in cabina di regia, anche delle riprese filmate dai campi di gioco. Solo Volley torna comunque la prossima settimana con un'altra puntata, faremo il punto conclusivo soprattutto sulla Serie C femminile, che abbiamo detto sta ancora regalando emozioni con la lotta al vertice che vede protagonista il Vermar Casarsa Ligure insieme a Genova Ponente e Albisola. Quindi ancora grazie per averci seguito in questo nostro contenitore settimanale che vi racconta i campionati di Serie C e D maschili e femminili, quindi tutti i campionati regionali che vedono impegnate le formazioni del comprensorio del Levante. Quindi vi chiedo di continuare a seguirci sul canale 695 del Digitale Terrestre, anche sui nostri canali di internet tramite Facebook e YouTube. Quindi l'appuntamento con Solo Volley è ancora rinnovato, alla prossima settimana.